Ciao, sono William Bisacchi. Oggi andremo a analizzare un infisso in legno alluminio. Legno dentro, alluminio fuori, due materiali in uno. Praticamente questa finestra ha tutti i vantaggi di uno e dell'altro materiale. È veramente, sarebbe la scelta migliore da fare. Costa di più, ma sarebbe la scelta migliore da fare. Andiamo velocemente ad analizzare quali sono i pro e i contro di questo materiale. Il primo, fondamentale, cioè la bellezza, il calore, la naturalezza del legno e anche l'ecologia come materiale. Cioè, un amante del legno, la sensazione che ha quando tocca, quando vede una finestra in legno, non la può avere con nessun altro materiale, c'è poco da fare. Il problema del legno è che ha bisogno di manutenzione sull'esterno, ma questa finestra sull'esterno ha una scocca in alluminio, quindi l'alluminio protegge il legno, rende la finestra praticamente eterna. Zero manutenzione, gran tempo libero per voi, discorso isolamento, il legno è un materiale molto isolante, attenzione qui però, a seconda del tipo di legno che scegli, se abete, se rovere, se larice, della famiglia di lignea, un legno più tenero è più isolante di un legno più duro, quindi ad esempio un abete o un pino, come in questo caso, sarà più isolante di un rovere. C'è una differenza incredibile, però se stai facendo ad esempio una classe A, guarda anche questo dettaglio. Quindi durata nel tempo, zero manutenzione e anche grandi dimensioni, perché comunque il legno lamellare sono dei misteri di legno incollati uno con l'altro che rendono il legno molto stabile, ti permette di fare ante intere, effetti tutto vetro, e altezze molto grandi, quasi ai livelli di un infisso in alluminio, quindi pochi limiti dimensionali. E mi viene da dire, discorsi di contro, vabbè, il principale è il costo, diciamo, questo è un prodotto che di difetti non ne ha. Sono di quei prodotti che dici, non è un compromesso, hai più da una parte e meno dall'altra. Il grande difetto è il costo, ma è il costo iniziale, perché io oggi magari spendo il doppio rispetto a una finestra in PVC ad esempio, però mi dura il doppio, quindi se vado ad analizzare quanto mi è costata all'anno, magari mi è costata 10 all'anno, uguale, solo che ne ho pagato di più all'inizio e lo vado a guadagnare nel tempo e anche con tutte le altre prestazioni, le altre cose, nonché anche il prestigio che ha una finestra in legno alluminio. E discorso manutenzione, possiamo dire, ma è una cosa, è una piccolezza, all'interno comunque legno, se fai la doccia e ti muore l'acqua sopra, non la pulisci mai, un po' la puoi danneggiare dopo 20 anni, capito? Però se quando pulisci, se quando fai la doccia tu la pulisci sopra, gli passi con uno straccio. Io faccio sempre l'esempio di casa mia perché testo le cose. Parquet in bagno, ho voluto provare, un parquet a 10 anni è nuovo. Quando finisci la doccia, l'acqua che vai sopra la pulisci e passi con lo straccio che è sotto i piedi, sarà che devi dare lo straccio, pulisci quello e sei a posto. Voglio farvi vedere come è costruita all'interno. Questa è una finestra in legno lamellare con la scocca in alluminio esterno, qui siamo all'esterno, quindi esterno è indistruttibile. Dentro calore e isolamento del legno, resistenza meccanica del legno lamellare, poi che sia triplo vetro o doppio vetro, quello lo puoi valutare guardando la guida che trovi sul mio blog. Vi ho elencato brevemente quali sono i pro e i contro di questo materiale, ma per chi ha guardato il video fino adesso, un piccolo bonus. Legno alluminio o alluminio legno? Che cosa cambia? Allora, legno alluminio, c'è più legno, meno alluminio. Alluminio legno, c'è più alluminio, meno legno. Sono due finestre, in fin dei conti, abbastanza simili come prestazioni, come durata, come resistenza. L'alluminio legno è un pochettino più resistente, il legno alluminio è un pochettino più termico, però se la giocano. Cosa cambia? Molto il livello estetico. Guarda, nella finestra il legno alluminio ha il taglio a 90 gradi, come si fa nelle finestre in legno. Nella finestra in alluminio legno ha il taglio a 45 gradi, come si fa nell'alluminio o nel PVC. Quindi c'è chi preferisce uno, chi preferisce l'altro. La maggior parte dei miei clienti preferisce il legno alluminio perché gli dà più una sensazione di tradizione e di calore. Però, come sempre, queste sono indicazioni. A seconda delle dimensioni, dei colori, delle tipologie di apertura che devi fare, rivolgiti a un esperto come William Bisacchi. Che cosa devi fare adesso?
devi compilare il form che trovi qui sotto e io ti richiamerò entro 24 ore. A presto e al prossimo video. Ciao!